Umberto Argeri, si conclude questa seconda edizione della Varese School Cup, un bilancio? Bilancio straordinario, l'ultima giornata è soltanto il momento conclusivo di un percorso che inizia a novembre, per cui l'atmosfera fantastica che abbiamo potuto ammirare oggi al palazzetto è soltanto il suggello davvero di un percorso che ha visto protagoniste tutte le scuole dal primo giorno. Noi siamo riusciti soltanto semplicemente ad attivare l'entusiasmo, la passione e il coinvolgimento dei ragazzi che hanno lavorato tantissimo per portare il loro entusiasmo e la loro partecipazione a Masnago e è premiata il loro senso di appartenenza, la loro voglia di comunque di metterci tanto, non soltanto l'aspetto sportivo, ma molto 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 di più. Detto, crescerà ancora la Varese School Cup? Varese School Cup 3.0, lavoreremo già nelle prossime settimane, si allargherà il perimetro. Oggi è stata una giornata fantastica perché il ritorno di Roberto Cimberio, della sua azienda e della sua voglia comunque di sposare questo progetto e riportarlo con lo stesso format in Piemonte è già il domani, per cui il Piemonte sicuramente sarà un puzzle in più, un pezzettino di puzzle che si allarga, e poi probabilmente ci saranno altre aree geografiche limitrofe alla nostra provincia che vogliono entrare anche loro a farne parte, per cui la macchia d'olio sicuramente si allargherà e probabilmente nel giro di qualche anno potrebbe anche assumere una dimensione nazionale.